Mi ha lasciato da sola. Cretino. Una bella passeggiatina nel bosco. Due sentieri. Ci sono le castagne. No. Fanno cagare. Vabbè. Caduto l'alberino. Ma dove cavolo è andato? Che buca. Passeggiatina. Non ci sono le castagne. Che brutto. E vabbè. Comunque è grande. Per ora che vai su. Lì si vede il lago. Panorama, praticamente è il bosco in cui noi ce l'abbiamo di fronte casa, cioè dietro. Dove vai? Non di là. Prendiamo il sole. Pasta thailandese, questa qua bianca. Ho messo un po' troppa soia. Sì, devo andare a comprarlo in Thailandia perché costa meno e poi è più buona fatta così.
perché l'abbiamo presa in Thailandia. È molto diversa, più o meno. Comunque aspetto che bolle l'acqua. Abbiamo messo un po' troppa soia. Ci abbiamo messo questa volta il pollo, petto di pollo, zucchine, carote. Allora, è un vlog un po' strano perché ho iniziato a registrare qualche clip quando siamo andati nel bosco, praticamente sopra casa mia c'è un bosco. Comunque, in poche parole, volevo riprendere quello che facevo, eccetera. Solo che avevo la memoria piena del telefono che avevo registrato i video in cui dovevo uscire uno oggi che è giovedì e un altro la prossima settimana, per cui avevo già registrato due video. E dato che avevo la memoria strapiena, non riuscivo a registrare qualche clip quando ero nel bosco. Per cui calcolate che non sono riuscita a riprendere quasi tutto. Ho ripreso poco poco da quello che avete visto prima. Comunque il bosco si trova praticamente sopra casa mia. Voi girate intorno alla casa e il bosco è già lì, per cui in 2 minuti praticamente sei lì. E niente, volevo dirvi questo perché non si sa mai se poi dopo certi dicono: ma sei andata troppo lontano nel bosco, non era vicino a casa tua. No, era vicino a casa mia. Dato che non ce la facevo più, che volevo uscire, alla fine abbiamo deciso di fare una passeggiata nel bosco. Tutto qua. Niente, dato che vi devo far vedere un bel po' di cose, adesso iniziamo questo vlog. E in più devo fare anche un regalo a un mio migliore amico, per cui facciamo insieme il pacco che devo spedire a lui. Dato che lui abita ad Amalfi, devo spedire il pacco da lui ad Amalfi, per cui lo prepariamo insieme e vi faccio vedere praticamente come preparo i pacchi. Prima di fare questo vi faccio vedere una cosa. Comunque, volevo farvi vedere le pastiglie, perché questo mi sembra che non ve l'avevo fatte vedere. Ho iniziato il terzo pacco di queste a usarle, ormai le sto per finire. Sono praticamente queste pastiglie qua, con 4 detersivi insieme, che hanno un profumo ottimo. Questo qua della Ditsan, 4 in 1. E comunque vabbè, vi farò vedere poi nei prodotti finiti, vi dirò come mi trovo. Però volevo intanto fare la lavatrice insieme a voi e dirvi una cosa in merito di queste pastiglie, per il semplice fatto, cioè non solo di queste pastiglie qua, ma anche negli altri. Praticamente, quando io avevo fatto il video di come si usavano le pastiglie in generale della lavatrice, ho ricevuto tantissimi commenti. Io nel video facevo vedere che le pastiglie andavano qua, cioè in senso che per far sì che non si appiccicava la pastiglia e in più era più comodo, praticamente invece di metterla dentro il cestino alla vasca, le mettevo qua, no? E nel video facevo vedere questo. Dato che ho ricevuto tantissimi commenti dicendo che le pastiglie non vanno messe lì perché si rovina la lavatrice, eccetera, eccetera, cioè commenti praticamente talmente un po' che sono rimasta, perché ho detto: uno fa quello che vuole, cioè cosa vi cambia se la pastiglia la mettete qua dentro o lì dentro? Cioè io, se voglio metterla qua dentro, la metto qua dentro. Io è da più di 5 mesi che metto la pastiglia qua dentro. Cioè, non cambia se io la metto lì o la metto lì, non cambia, perché poi alla fine questa si scioglie, plastica, si scioglie, cioè si scioglie tutto. È come se voi mettete il detersivo qua dentro, non cambia niente, cambia a parte che c'è solo questa pellicola, eccetera, e basta, tutto lì. Per cui, cioè, ricevere dei commenti in cui voi mi dovete dire come usare le pastiglie, sinceramente io non ci sto. Cioè, uno le usa come vuole,
Poi era un consiglio che vi avevo dato, cioè se volete le mettete qua dentro. Io adesso ne metto due perché ho la lavatrice strapiena di vestiti, per cui dovete superare. Se superate i 4 kg, 5 kg dentro la lavatrice, ovviamente dovete aggiungere due pastiglie. Però se io sono comoda così e ormai da più di 5 uso questo metodo, perché dovete dirmi che non va bene, che rovino la lavatrice, eccetera? Io questa lavatrice qua è da 3 anni che ce l'ho e non ha mai avuto problemi per le pastiglie e per tutto quello che voi mi avete scritto nei commenti. Per cui sinceramente io mi sono un po' rotta le scatole perché ricevo sempre gli stessi commenti con scritto che le pastiglie non vanno messe lì. Uno fa quello che vuole. Il mio video era un consiglio. Se volete mettere la pastiglia lì, bene. Se ovviamente siete più comode che la pastiglia va messa lì dentro, però non mi dovete dire cosa devo fare io con la pastiglia, dove metterla. Punto. Io adesso faccio la lavatrice. Comunque queste pastiglie sono molto belle, sia dai colori che anche dall'odore, eccetera. Sono buoni, per cui io avevo due scatole. Una l'ho finita, questa qui è quella nuova. E adesso, dato che mi servono i vestiti, faccio la lavatrice e la faccio partire. Comunque io volevo farvi capire queste cose qua per le pastiglie che io ho fatto il video l'altra volta. Cioè, per cui credo che, spero che avete capito quello che intendo. Comunque uno fa quello che vuole, per cui un conto se mi date dei consigli, ma io sotto nei commenti non ho ricevuto consigli, ho ricevuto solo praticamente commenti che mi davano fastidio sull'atteggiamento che voi avevate scritto, cioè che la gente ha scritto. Per cui un conto se mi date dei consigli e scrivere un commento ottimo, e un conto ricevere delle critiche su cui io devo ascoltare le persone che non conosco di quello che io devo fare. Cioè uno fa quello che vuole. Io il mio video ovviamente è fatto per consigliarvi, se volete, di metterla dentro lì. Punto. Ma non è che siete obbligati di metterla lì la pastiglia. Cioè, la potete mettere anche dentro nei vestiti. Tutto. Cioè, boh, alla fine comunque si scioglie lo stesso, Qua dentro si scioglie perché è come se mettete i detersivi. Tutto qua. Comunque, partiamo. E niente, volevo dirvi questo. Scusate lo sfogo, ma non ce la facevo veramente più a sopportare questa cosa qua. Per cui spero che avete capito. E anche se le persone scrivevano sotto nei commenti queste cose qua e neanche mi seguono sul mio profilo, praticamente su YouTube, che cavolo scrivi a fare se neanche mi segui sul mio canale? Vabbè, vabbè. Questo è, comunque, scusate lo sfogo, ma dovevo per forza dirvelo. Iniziamo a preparare lo scatolone, che è questo qua, questo di Amazon. Io quando mi arrivano i pacchi, conservo tutte le scatole, così almeno quando devo spedire qualcosa, qualche regalo, ho la scatola praticamente in buone condizioni. Questa è la scatola grande. Adesso scrivo i bigliettini. Allora, devo fare un bigliettino per Natale, perché gli faccio il regalo di Natale, e uno per il compleanno, che adesso lo mio ragazzo, e poi gli scrivo dentro. Ovviamente questo è il bigliettino di Natale, che è vuoto adesso, lo devo ancora scrivere. Questo è per Natale e gli altri glielo faccio per il compleanno. Attacco anche questi adesivi qua che sono carini, mi piace attaccarli quando faccio i bigliettini per il compleanno. E niente, questo è un regalo, quella è la torta che io ho fatto per il compleanno, che voi ovviamente la ricetta la vedete sul prossimo video praticamente, per cui io ho fatto la torta per il compleanno, cacao e Nutella, con le nocciole sopra. Poi ho regalato lo spumante dolce per Natale, e invece il vino di Sicilia
praticamente questo qua, che poi non me ne intendo, gliel'ho regalato per il compleanno, per cui per il compleanno gli ho regalato la bottiglia e la torta, invece per Natale lo spumante e questo cappellino qua della Bavaria. E questo invece per la sua compagna, in poche parole, è un profumo fatto così. E niente, questi sono i regali che io ho fatto. Adesso prepariamo insieme il pacco. Ho già qua tutto l'occorrente, perché io conservo tutto, tutte le cose per impacchettare, imballare bene. Sono tutte conservate, in più anche devo scrivere anche il bigliettino. Adesso mi invento qualcosa, vediamo che cosa mi viene in mente. E niente, impacchetto tutto, vi faccio vedere come faccio e basta. Tutti impacchettati, fatto anche la lettera, questo è uno, poi c'è quell'altro, sono due per il compleanno, questo è per Natale e quello è per Natale. E i regali sono fatti e poi... Poi ho fatto i due bigliettini, fai da te, questi qua, che sono molto carini, li ho fatti io. Ovviamente c'è anche la scritta dentro, ma non ve la faccio leggere perché sono biglietti privati, per cui questi tre bigliettini. E adesso mettiamo tutto nel pacco. Pronto, sperando che non si rompe. Scatoloni enorme. Fatto. Sigillato, ho messo tutto. Torta. Incrociamo le dita. Comunque, dopo aver fatto il pacco, che ovviamente... mi arriva il corriere domani, che è venerdì, in casa, io poi gli do il pacco e poi dopo, entro lunedì, dovrebbe consegnarglielo. Perché praticamente il suo compleanno è domani, che è venerdì. Io sto registrando di giovedì. E dato che domani fa gli anni, ho voluto fargli due regali e in più il regalo di Natale. E in più, dato che noi... siamo lontani perché lui abita ad Amalfi e io abito a Como, alla fine non ci possiamo neanche vedere. Vabbè, comunque, voglio provare questa, che l'ho presa in Thailandia. Dato che era l'ultima, che le altre le ho bevute, ho solo questa. Non so neanche se è ancora buona, dato che è da un bel po' che ce l'ho, ma credo che sarà buona. È praticamente la Fanta alla fragola, che è così. L'ho trovata anche su Amazon, solo che è molto diversa da quello che praticamente vendono in Thailandia. Questa qua è la migliore ed è molto buona, per cui voglio assaggiarla e berla insieme a voi. Sì, leggermente... mamma mia, mi fa impazzire l'odore. Cioè, vi assicuro, è stra buona. Sì. Non ha perso il gusto ed è ancora buonissima. Provatela se andate in Thailandia, oppure
su Amazon provate la Fanta alla fragola, perché è buonissima, ma proprio, mamma mia. Irresistibile. Solo che il problema è che, dato che su Amazon vendono le lattine e non vendono le bottiglie di plastica così, è un po' difficile, perché quelle in lattine sono piccole, queste qua è più grande. Però vi assicuro è strabuona. È la fine del mondo se assaggiate questa Fanta. Cioè, adoro. Comunque, adesso vi faccio vedere due cose che mi sono arrivate in questa settimana, che voglio farvele vedere, perché forse a un po' di persone gli interessa. E vi faccio vedere cosa mi è arrivato. Adesso andiamo fuori in balcone e ve lo faccio vedere. Scusate se non sono presentabile, ma dato che non c'avevo voglia di truccarmi, eccetera, ho messo solo la matita e il mascara e basta. La faccia e tutto il resto non l'ho neanche toccata. Infatti, se vedete, cioè, non sono tanto come si deve. Però, vabbè. Niente. Vi faccio vedere cosa mi è arrivato e che cosa ho comprato. Per cui andiamo giù. Intanto bevo. Bevo la mia Fanta. Non voglio finirla tutta. Ho solo questa. Comunque, questi sono quelli che mi sono arrivati. Mi hanno anche scritto la dedica. Grazie, col mio nome. Comunque, questa è la scatola con dentro la ciotola per ovviamente dargli da mangiare ai conigli, che adesso ve la faccio vedere. Faccio così. In poche parole. Così l'ho presa rosa, che adesso ve la faccio vedere su Amazon. E poi ho preso questo, che è il fieno. Ho preso il fieno, che è questo qua, con il coso. L'ho pagato 11 euro. Mi ha dato questo, che è carino. Mi ha fatto un bigliettino con scritto grazie, e poi non lo so. Vabbè, comunque questo, tipo un bigliettino. E questo qui, che non so cos'è, e questo in più, non l'ho messo detto, con tutte le spiegazioni, eccetera. E questo è il fieno, dato che io volevo provarlo, perché è la prima volta che l'acquisto su Amazon, volevo provare a vedere com'era. Non so, dovrebbe essere un chilo, che è già poco, un chilo. E l'ho pagato 11,90 euro. Questo. Perché quello che avevo, quello da 18 kg, mi è quasi finito, che è questo qua. E dato che non mi sono trovata bene, perché c'erano le spine, robe varie, non mi sono trovata bene con questo fieno, allora ho voluto comprarne un altro e ho preso ovviamente questo qua, che è la scatola, quello che vi ho fatto vedere prima. Per cui niente. La ciotolina è questa, imballata bene.
ed è fantastico. Questa è la ciotolina, così almeno non mi si rompe, perché tutte le volte si rompe. E poi gliela metto ovviamente. Poi vabbè, ho le palline, quelle che suonano, e questo qua per fare la pipì e la cacca, che se non sbaglio ve l'ho fatta vedere, non lo so. E più ho preso questo, che è il pallet. Io gliene do tipo così, tipo così, e di 25 kg. E ho preso anche questo qua. E niente. Questa è l'altra femminuccia. Comunque io gli do le carote e il pallet, però poco. Ogni tanto la carota, ogni tanto il pallet. Queste le giuggia. Non è vero. Questa è Bea. Giuggetta, giuggetta. Giuggetta, pipetta. Ovviamente ti ho messo il fieno. E questo è il bimbitu. Il maschietto. Ciao bimbetta, ciao. Licciaccio.